Buongiorno a tutti, io sono sempre VictorLaso88 e questa è una puntata di mio Movie Vlog. Allora, volevo iniziare innanzitutto sponsorizzando un blog scritto, non un videoblog, metterò il link nella descrizione, mi raccomando, dategli un'occhiata, che si chiama Mode Meets Muffins, tenuto da tre ragazze che conosco, e che appunto è un blog che si ispira al blog The Blonde Salad di Chiara Ferragni, che è un blog in cui si parla di stile, di moda. Ovviamente questo blog della Ferragni è molto famoso, e il blog di queste tre ragazze si ispira, loro mettono appunto le cose che fanno, gli eventi a cui vanno, e poi mettono le foto di loro vestiti in un certo modo e spiegano perché hanno scelto quell'accostamento piuttosto che un altro, danno un po' di lezioni di stile in sostanza, in maniera ironica, in maniera anche precisa, usano un linguaggio particolare, a me piace molto il modo in cui è scritto, e poi soprattutto i post sono scritti sia in italiano che in inglese, quindi c'è anche la doppia lingua, è una cosa importante. E poi appunto in più, però non è una copiatura, non è una scopiazzatura del blog The Blonde Salad, perché in più ci sono anche le ricette culinarie per tutte le stagioni. Ad esempio, l'altro giorno ho visto che hanno postato la ricetta della crostata estiva, e quindi corredano il blog di tante foto, quindi colorate, artistiche, anche delle foto appunto dei piatti che propongono. Per cui è un blog molto ben fatto. Io sono rimasto molto stupito perché non pensavo che fosse fatto così bene, veramente. È un blog veramente ben fatto, davvero. E appunto poi le foto sono molto belle, le foto, che è una cosa importante per un blog di questo tipo. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere, è riservato un po' più per un pubblico femminile, ma anche il pubblico maschile può apprezzare, ne sono certo. Quindi secondo me bisognerebbe guardarlo assolutamente. E, ripeto, metto il link nella descrizione e dategli un'occhiata. Poi volevo dire un'altra cosa. Io settimana prossima pensavo di fare, visto che ormai era di moda, visto che lo fanno tutti, volevo fare anch'io una chattata su Blog TV, quindi una diretta su Blog TV. Se vi interessa, io comincio a pensarci, poi dirò, era giusto per farmi un'idea se vi interessa che io faccia questa cosa. Fatemelo sapere in un commento. Allora, il film di oggi è un film del 1999 per la regia di Frank Darabont, e penso che molti avranno capito che sto parlando del Miglio Verde. Il Miglio Verde è un film tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, e il regista Frank Darabont ha già esperienza sia con il tema trattato nel film, sia con i racconti e i libri di Stephen King, perché già nel 1994 aveva diretto Tim Robbins e Morgan Freeman nel bellissimo Le ali della libertà, che avevo già recensito tempo fa, e quello è un film veramente spettacolare. Questo film, diciamo che parla sempre di carcere, però non è proprio un carcere tradizionale, è un braccio della morte. Ed è appunto la storia di Paul Edgecombe, questo anziano che in una casa di riposo durante la proiezione. Nella sala di ricreazione durante la proiezione di The Top Head, il cappello a cilindro, un film con Fred Astaire e Ginger Rogers del 34, se non sbaglio, durante la performance di Ginger Rogers e Fred Astaire, in cui cantano Cheek to Cheek, lui scoppia in lacrime e viene portato via dalla stanza dalla sua amica Hélène, che una volta arrivati nella sala pranzo si vuole far raccontare perché è scoppiato in lacrime, perché ha avuto questo crollo nervoso. Paul Edgecombe comincerà a raccontare appunto il perché quel ricordo lo abbia fatto stare così male. Quindi la sequenza iniziale e la sequenza finale sono le uniche scene che vedremo ambientate ai giorni nostri, perché tutto il film si svolgerà in flashback nel 1975. Il protagonista da giovane, Paul Edgecombe da giovane, è interpretato da Tom Hanks, ottimo in questo film. Tom Hanks è sempre bravo, ma qui è veramente ottimo, magistrale da Oscar assolutamente, anche se non l'ha vinto. E appunto lo vediamo appunto da giovane, che è diciamo un secondino, uno dei capi dei secondini di questo braccio della morte in uno stato del sud degli Stati Uniti, non mi ricordo precisamente lo stato, quindi che in quel periodo ha una brutta infezione agli urinari, quindi lo vedremo sofferente per tutta la prima parte del film. E appunto lavora in questo braccio con gli altri secondini, tra cui il colossale Brutal, che è appunto interpretato da David Morse, anche lui ottimo attore, ottima prova attoriale in questo film. Lo vedremo appunto in questo braccio della morte, così chiamato Emilio Verde, così chiamato per via della pavimentazione in linoleum verde che conduce a questa stanza in cui c'è la Old Sparky, la vecchia scintillante, la sedia elettrica in sostanza. E ci sono quindi questo carcere, è una sorta di microcosmo, qui ci sono i secondini e si interceranno storie dei secondini e storie dei detenuti. Già, avremo detenuti simpatici come ad esempio Del, della Croix, che è questo francese che appunto si è macchiato del reato di omicidio, e che però lo vediamo ingenuo, con qualche problema mentale, che si diverte ad addestrare questo topolino grigio che ha trovato, che ha chiamato Mr. Jingles, e lo ha addestrato a far rotolare il rocchetto di filo, e diciamo con il sogno di uscire da quel posto senza scampando l'esecuzione e fare i soldi portando in giro questo topolino che fa numeri da circo. Quindi questa è la parte un po' più allegra del film. Poi avremo invece l'ingresso di un altro personaggio tremendo che si chiama Wild Bill, interpretato da Sam Rockwell. Sam Rockwell, non lo sapevo, ma me l'ha fatto notare HH Fisso,
È stato appunto interpretato recentemente nell'ultimo Iron Man, in Iron Man 2, è Justin Hammer, il rivale, lo stupido rivale, trafficante d'armi di Tony Stark, che qui fa veramente una grande prova di sé, perché interpreta questo ragazzo pazzo furioso, il cui idolo appunto è Billy the Kid, e lo chiama appunto Wild Bill per questo, che ha ucciso una donna, lui ha ucciso una donna incinta mentre usciva da una banca dopo averla rapinata, ed è stato preso. E quindi lo vedremo che è violento, violento, malato di mente, pazzo furioso, volgarissimo, è veramente un personaggio pazzesco. Sembra veramente fuori di testa Sam Rockwell in questo film, veramente io gli avrei dato l'Oscar, non mi pare che l'abbia vinto, mi pare, non è stato neanche nominato forse, adesso non saprei dirlo con certezza, però se lo sarebbe meritato tutto perché è fuori di testa, poi sapete io ho un debole per i cattivi eccentrici, ma qui si esagera. E poi cosa succede? Che arriva questo poi detenuto che è John Coffey, interpretato da Michael Clarke Duncan. Michael Clarke Duncan è appunto questo uomo di colore gigantesco, alto più di 2 metri, che poi ha avuto una discreta fortuna per... Dopo la fine degli anni 90 ha interpretato un personaggio abbastanza importante in Armageddon, poi ha fatto The Island, prossimamente a luglio uscirà negli Stati Uniti The Slamming Salmon, che è appunto in cui lui, una commedia in cui lui interpreterà il padrone, uno dei protagonisti, il padrone dello Slamming Salmon, in questo ristorante. Vabbè. E appunto qui John Coffey è il personaggio più bello del film, perché è questo personaggio... Questo uomo di colore gigantesco che appunto è stato trovato con queste due gemelline morte, con il loro sangue addosso, che urlava e piangeva in questa palude, e appunto è stato portato nel braccio della morte in attesa di esecuzione. E vedremo appunto che John Coffey è un personaggio mite, tranquillo, ritardato probabilmente, perché non è ritardato, però è molto ingenuo. E lo vediamo sempre sofferente, sempre sofferente. Io ora non dico il perché, perché voglio, se qualcuno non l'ha visto il film, non voglio rovinare la sorpresa, perché questo film, io quando sono andato a vederlo, tutto mi sarei aspettato, ma non che ci fosse questo tipo di tematica. Quindi non voglio dire perché. Si sa solo che lui è una persona speciale. E tutti i secondini cominciano a prendere in simpatia, cominciano a prendere in simpatia. E poi nel frattempo arriva anche Percy, interpretato da Hutchinson, che è questo viziato e bastardo nuovo secondino, nipote di un governatore, che ci tiene a ricordare ai detenuti che loro stanno per morire, ci tiene a prosciugare ogni loro scintilla di speranza giusto per il gusto di vedere il terrore sui loro occhi. E diciamo che è un personaggio veramente cattivo, bastardo, riesce antipatico al primo sguardo. Ecco allora, io appunto vedremo Paul Edgecombe che comincerà a prendere in simpatia John Coffey e tutti i secondini cominceranno a prendere in simpatia John Coffey. Guardate i film e capirete perché. Comunque, registicamente il film è perfetto, la regia è... Non è mai troppo lenta, non è mai troppo veloce, si riesce ad assaporare ogni singola emozione. Io non ho mai visto in un film, personaggi, in un film con così tanti personaggi una tale carica umana. Ogni personaggio ha una carica umana, che sia positiva o negativa, ma ce l'ha fortissima. Una carica umana pazzesca. Ogni personaggio dà un'emozione diversa, che possa essere l'antipatia, la follia oppure la dolcezza. Ogni personaggio ha qualcosa da dire, qualcosa da comunicare, e questo non è da tutti i film. Perché Frank Darabont qui ha firmato anche la sceneggiatura come per l'adattamento del libro di Stephen King, che il libro è ancora più bello, però una trasposizione cinematografica così perfetta difficilmente si trova. E non è uno di quei film che dici sì, però il libro è meglio. Sì, è vero, il libro è più bello effettivamente, ma perché? Perché ha il vantaggio della parola scritta. Perché quando tu leggi un libro, interpreti come vuoi certe cose, i personaggi te li immagini come vuoi, mentre invece quando tu guardi un film, hai già l'idea dei personaggi che ha il regista, quindi non è la tua idea, non ti puoi fare una tua idea. Ma solo per questo è più bello il libro, perché il film è spettacolare. Cioè, il libro ha solo quel il vantaggio di che ci si può valere della propria fantasia, ma solo per quello, perché il film è veramente spettacolare. E dicevo, il montaggio è buono, mi è piaciuto molto il modo in cui viene rappresentato il braccio della morte, che è un microcosmo, perché i detenuti sono costretti a viverci, i secondini devono conviverci per il lavoro, e quindi si cerca di fare un micro, di avere un microcosmo, di renderlo meno brutto di quello che è, solo che poi c'è questa scena dell'esecuzione di un detenuto, in cui vediamo i lampi della sedia elettrica, il fumo che esce dal corpo, contrapposti al temporale che c'è fuori, con John Coffey che urla perché sente il dolore del detenuto e che appunto viene illuminato dalla luce del temporale. Qui si vede lo schifo, la bruttezza, l'orribile condizione di quel luogo, che è stato che tutti quelli che ci vivono e che ci lavorano cercano di rendere meno brutto perché sono costretti a conviverci. E a me è piaciuto molto, poi mi è piaciuto molto la metafora del cinema come libertà, perché c'è una scena in cui c'è John Coffey che sta osservando, sta guardando una proiezione, appunto il film Il cappello a cilindro, 1935, Il cappello a cilindro,
nella scena in cui ci sono Fred Astaire e Ginger Rogers che ballano Cheek to Cheek, lui lo vediamo con l'aria sognante. Con quest'aria sognante si sente libero. È l'unica libertà di cui ha bisogno. Quindi io, essendo appassionato di cinema, questa cosa l'ho trovata bellissima, questa è pura poesia. Il fatto che, ed è molto simile alla scena di Le ali della libertà, che è sempre diretta da Frank Darabont, in cui c'è Red e Andy che guardano nel cinema della prigione, che stanno guardando un film con Rita Hayworth, ed è lì che Tim Robbins chiederà a Morgan Freeman di procurargli Rita Hayworth, che è un po' il fulcro del film, però. Appunto, dicevo, Frank Darabont ha voluto omaggiare il suo precedente film con questa scena, che è riuscita ancora meglio di quella del film precedente. Quindi io vi consiglio di guardare questo film perché è spettacolare. Io ho la pelle d'oca alta così mentre ne parlo, veramente. È veramente uno dei film più belli che abbiamo visto. Ora io devo lasciarvi, spero di non avervi annoiato troppo. Noi ci vediamo al prossimo Moonblog. Ciao a tutti!